Sì, ne vediamo da qui che c'ha questo vizio che non butta nulla. E poi quando è troppo, perché a volte accumula delle cose che non c'ha senso, cioè diventa una vera e propria patologia, manco le utilizza. Immagino. Gli ingombra la testa. Ma un amico tuo o un parente lui? Franchino, Franchino è il mio mito. L'ho conosciuto alla Caritas, ero andata ad aiutare una mia amica che presta assistenza lì. E poi niente, ancora non lo ricordo, giorno di Natale. E poi da lì ho continuato ad aiutarlo perché è una persona che è molto sola e comunque ha tanti problemi. Mazza, è bello quello che fai, no? Beh, sì, però non è bello perché suona bene dire che uno fa volontariato, aiuta gli altri. Bisogna guardare più là. È bello perché tu senti che riesci a lenire una sofferenza di qualcun altro e te ne accorgi quando lo guardi negli occhi. E questo fa bene anche a te che lo fai. Poi c'è chi invece lo fa perché magari ha bisogno di colmare dei sensi di colpa. E non è fare del bene questo, però. Comunque. Ma che ci fai tu qui? Io? No, l'ho visto prima che spingeva la vetta, allora gli ho dato una mano e mi ha portato anche a prendere un caffè. Bravo, vedi. Esattamente quello che dicevo prima. Fai qualcosa senza che ti aspetti che ti torna niente dietro. Vabbè, ma normale, cioè, l'ho visto lì, insomma, che spingeva e... Tanto facevo pure un po' di tempo libero, quindi... Ma l'hai fatto perché non avevi niente da fare o perché veramente volevi aiutarlo? No, vabbè, l'avrei fatto con chiunque. Sì? Sì. E dove stai andando? Ah, devo andare verso il litorale. Sono uscito da poco. Da dove? No, dall'istituto. Cioè? Da casa famiglia. Ah. Senti, ma non c'è sta un autobus qua che mi porta alla stazione? No, qua non c'è. Anche perché è una via che non c'ha neanche nome. Però vabbè, ma ti accompagna lui, tanto vedrai passa in giro sulla vetta. Sì, no, 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 vabbè, ma beh, meglio di no, dai. Ti accompagno io? Perché tanto devo andare lì vicino e... C'ho oggi, non lo so, c'ho un provino, uno spettacolo. Lo so manco io quello che devo fare. Ah, ma allora l'hai proprio colpito però, eh? E quando mette la musica vuol dire che è felice. Che vuol dire? E niente, che vuol dire che gli sta simpatico, ma però ci tocca ballare. A chi? No, no. No, no, perché si offende. Devi ballare per forza, vieni. Dai! Pausa pure te, qualcuno mi si sente male qua con questo fisichetto. Le sue impronte digitali sono uniche al mondo, lei lo sapeva questo. Quindi anche lei è un essere unico, unico ed insostituibile. Capisco che lei non parli, però ecco, vorrei che mi guardasse, che guardasse me. Lei mi ha scritto ieri e la mia risposta è... Eccomi. Hello? If I make you smile, will you buy me a drink? Kind of. Un negroni, per favore. Certo. Due. Ci vediamo. In che senso? Beh, ci sono le vacanze, possiamo organizzare qualcosa insieme. Appunto che ci sono le vacanze di Natale, cioè io devo stare con la mia famiglia, purtroppo. Ah, ho capito. Quindi io dovrei fare la parte dell'amante che sta a casa e ti aspetta.
mentre tu passi il Natale con la tua famiglia? Ho fatto male. No, non è che per una volta. Due. Ma secondo me non vale, ci siamo visti per caso, dai. Comunque, con questa sono tre. Vabbè, ma se non è per tre volte uno può dire che è l'amante. Sono incinta. Sei incinta? Sono incinta. E poi? E quando? La finale di calcetto. Del torneo Bitonto. Ti ricordi? Ti ricordi? Amore. No, non è che... Amore, tutto a posto? No, non è tutto a posto, che... mi sto sentendo troppo bene. Stai tranquillo, abbracciami, abbracciami. Io non mi muovo di qua fino a quando tu non mi dici qualcosa. Senti, ma ti rendi conto che stanno tutti sopra, che mi stavano aspettando? Ho bisogno di sapere che intenzioni hai. Che intenzioni ho, secondo te? Ma tu mi vuoi rovinare? Sì. Lo capisci che non è una decisione che possiamo prendere così, su due piedi? Sai cosa? Tu non avrai mai il coraggio di decidere niente. Questa è la verità. Nulla. Sai che c'hai ragione. Allora sai che facciamo? Adesso andiamo su, lo diciamo a tutti. Come? Andiamo su, lo diciamo a tutti. No. Mamma. Te lo dico io. Sto bene qua con te. Ah sì? Posso dire una stronzata? Non dico talmente tanto io. Se c'è un fratello come te, non facevo la mignotta. No? Perché che altro sai fare, scusa? So fare un sacco di cose. Ah, sì? Tipo? Tipo so giocare a campana. So saltare la corda. La roba un po' più moderna. So fenomeno che la play. Questo è buono. Puoi scopare. Grazie del pensiero, però. Io voglio sapere solo il nome dell'uomo che stava lì con te. Ma che ti importa di sapere chi era? Lui non c'entra con la morte di Spadino. Che ne sai te? Eh? Lo so. Perché lo conosco. Non è uno che farebbe una cosa del genere. Quello manco ci arriva a pensarla. Mi devi dire il nome, poi il resto ci penso io. Io sai che non hai capito. No. Famo così. Mo, io ti faccio la domanda e tu mi rispondi, perché se no ti taglio tutto il visetto. Chi era? È un politico, si chiama Malgradi. Malgradi? Ti dico tutto su di lui, però a me non mi fa male. Però c'hai il tatuaggio uguale a una che su internet vende le borse con le dette da fuori, capito? Allora. Sai quante ragazze tatuate ci stanno su Pictogram che vendono le borse? Però io mica ho detto Pictogram.
Allora, intanto non sono in vendita, ma sono in promozione. Ma che cosa? Le borse. Borse, certo, le borse. E comunque è un sistema perfetto per guadagnare un sacco di soldi senza che ci metto la faccia. Ti credo, ci metti le dita. Ancora? No, nel senso che però pensavo che internet ti facesse schifo a te. Ma infatti mi fa schifo. Io mi limito solamente a mandare delle foto a questo web manager che le posta per me. E più follower hai e più guadagni. Solo che con questa cosa della rete ho perso un sacco di soldi stamattina. Mi dispiace. Oh, rimane un segreto fra noi, eh? Certo, ma che mi metto a dirlo in giro, dai? Giura? Giuro, giuro. Certo, come ho riconosciuta io, però... Giura? Giuro, giuro su quello che ho di più caro, guarda. Cioè? Le dita a sto momento. Scusa per prima. Non fa niente. Balliamo. Bella giacca, eh? Questa è vintage, no? Ti piacciono le cose vecchie, come Ettore. Sei pazzo? Sì, 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 sì. Infatti dico sempre la verità. Balliamo. Balliamo. Casche! Manuela! Ah! Non è come credi, non è come... È stata lei, diglielo. Colpa mia? Zitta, sta zitta, diglielo. Scusa, digli qualcosa. Sta zitta! Per una borgatara che sta con tuo padre per salire qualche gradino della scala sociale? Perché tu sei meglio di lei, però. Amore, noi non siamo mica come loro. Io non sono come te.